Buongiorno, io sono Nicodemo Fabiano e voglio invitarti a fare un viaggio con me nella parola di Dio. Molte persone non hanno mai letto la Bibbia, molte persone magari pensano che è troppo difficile leggere la Bibbia. Allora voglio invitarti a fare questo cammino, questo percorso insieme a me di lettura nella parola di Dio. Noi quest'oggi leggeremo la parola del Signore, Genesi capitolo 1 e capitolo 2, e tutti i giorni dal lunedì al venerdì tu potrai leggere la parola di Dio insieme a me. Scoprirai il proposito di Dio per la tua vita e sicuramente Lui benedirà il tuo cuore e la tua famiglia, ti darà una speranza e una trasformazione. E oltre a questo, se tu hai una richiesta di preghiera, inviami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Ogni mattina, dalle ore 7, su YouTube e Facebook, noi vogliamo pregare insieme a te. Che Dio ti benedica. Leggiamo la parola di Dio, Genesi capitolo 1 e Genesi capitolo 2. La parola del Signore dice, nel principio, Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Dio disse, sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque, che separe le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi secondo quello che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. Poi Dio disse, vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno, alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, il quarto giorno. Poi Dio disse, producono le acque in abbondanza, esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra e la l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e le acque produssero in abbondanza secondo le loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo, crescete e moltiplicate, vi riempite le acque dei mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, il quinto giorno. Poi Dio disse, produca la terra animali viventi secondo le loro specie, bestiami, rettili, animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che tutto questo era buono.
Poi disse: facciamo l'uomo alla nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame sulla terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide che quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Genesi capitolo 2. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno di tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Dio, il Signore, fece la terra e i cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio, il Signore, non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un essere vivente. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio, il Signore, fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure bidellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kidekel, ed è quello che scorre a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma di quell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerai certamente morirai. Poi Dio disse, il Signore: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un sonno profondo sull'uomo che si addormentò, prese delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto di essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolta l'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne
della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Parola del Signore. Io ti aspetto domani mattina per continuare a leggere la parola del Signore. Io ti aspetto anche che tu possa inviarmi le tue richieste di preghiera e pregare con noi su Alba Nuova al 340-237-9339. Dio ti benedica nel nome di Gesù.